La mente è il braccio dei tanti prodotti che utilizziamo ogni giorno per la nostra cura, oltre a rappresentare un'altra delle attività per i biologi. Il sentiero della cosmetica risulta molto ampio, fino a comprendere l'alimentazione e la cura dei capelli, come sanno bene i partecipanti al convegno nazionale tenutosi a Milano, Cosmetologia, una nuova opportunità per i biologi, dalla cosmesi alla nutrizione, che ha avuto come responsabile scientifico la biologa Carla Cimmino. Gli interventi dei relatori, tra cui il professor Umberto Borellini, la dottoressa Bianca Maria Mancini e il dottor Nicola Lionetti, sono stati preceduti dai saluti istituzionali del presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Vincenzo Danna. Il biologo è una figura poliedrica e ha una legge istitutiva che concede appunto ai biologi iscritti all'albo di poter esercitare una svariata gamma di attività professionali perché sono riconosciuti al biologo una serie di speciali competenze o specifiche competenze che abbracciano tutto un largo spettro di funzioni, dalla genetica al laboratorio, alla nutrizione, all'ambiente, insomma, è veramente molto molto largo il campo. Tra questi c'è anche, diciamo, la cosmesi, che non è ancora una nicchia per quanto riguarda i biologi, ma anche le preparazioni cosmetiche, la loro igienicità, la loro efficacia, la tipologia di preparazione rientrano nell'ambito delle competenze dei biologi che si stanno incuneando anche in questo settore che prima era più riservato, diciamo, all'industria farmaceutica, ma che per le sempre maggiori esigenze edonistiche per molti casi o di necessità terapeutiche per altri casi, comincia ad espandersi e ad essere motivo di opportunità e di inserimento sociale per i laureati in biologia. Nell'ambito della cosmesi occorre certamente molta tecnica, ma anche una buona quantità di intuizione legata alla fortuna e alla sperimentazione. Il lavoro è ricco di avventura e, nonostante sia impegnativo, può regalare sorprese e soddisfazioni. Le opportunità del biologo nell'ambito della cosmesi sono tante. Finalmente si è, diciamo così, sdoganato un settore. Il biologo in cosmesi, oltre che occuparsi di formulazioni, può occuparsi di analisi della pelle, può occuparsi di qualità del prodotto cosmetico, della sicurezza del prodotto cosmetico. Finalmente il biologo, grazie all'ordine dei biologi, può rappresentare una categoria, cioè una subcategoria, quella proprio del cosmetologo, dell'esperto nel settore, e quindi collaborare e con aziende cosmetici e con medici estetici e con dermatologi e con altri esperti del settore. E il biologo si rende sempre figura più importante in tantissimi ambiti, anche all'interno della stessa cosmetologia. Ad esempio, porto la mia esperienza che come cosmetica all'interno della tricologia, dove il biologo sta assumendo un ruolo fondamentale ed è un campo in continua evoluzione, il biologo come analista prima di tutto, quindi l'analisi tricologica essenziale per poi determinare il percorso cosmetico, cosmeceutico, fino addirittura alla preparazione chirurgica, grazie anche ai cosmetici. E il biologo dove lavora in questo? Quindi nell'analisi, nella preparazione, nel consigliare, quindi nella consulenza tricologica stessa. Realizzare e controllare i prodotti che le persone quotidianamente scelgono per bisogno o per piacersi mette il biologo nella condizione di imparare a crescere continuamente. Anche il fallimento non è mai definitivo se visto nell'ottica di una ennesima opportunità per esplorare altre strade. Opportunità per i biologi sono veramente innumerevoli, tutta la parte di controllo dei prodotti cosmetici in termini di analisi microbiologica, ma anche tutte quelle che sono le nuove tendenze anche di verifica dell'efficacia dal microbioma alla genomica, sono tutti settori in cui sicuramente un biologo ci può entrare e ha le competenze per farlo. Un prodotto così prezioso per la pelle e la psiche come
il cosmetico ha sicuramente bisogno di dietro persone che abbiano una cultura biologica, biochimica, e quindi secondo me la cosmesi scientifica, che è quella che rimarrà sempre in piedi, ha bisogno sicuramente di partner che abbiano un portato scientifico, e il biologo in questo momento, dove va tantissimo la cosmesi biologica, direi che proprio è un'opportunità eccellente. Dal laboratorio di ricerca fino al prodotto finito, lo sforzo è quello, secondo docenti che hanno preso via via la parola, di far capire al consumatore la mole di dati e prove presenti dietro la produzione di un cosmetico, in modo che emerga un'identità scientifica ben strutturata. Scienza e ricerca sono infatti i pilastri per far crescere ed evolvere la cosmetica, concetti espressi anche dalla dottoressa Mara Alvaro che, chiudendo i lavori, ha rimarcato la possibilità per il biologo di aprirsi ad orizzonti lavorativi ampi e molto soddisfacenti. All'evento hanno partecipato anche i dottori Teresa Rosaria Verde, Alberta Vandini, Emanuela Testai, Lorenzo Drago, Alessandro Colletti e Felice Grova. In collegamento da remoto anche Tiziana Stallone, presidente dell'ENPAB, la Cassa Previdenziale dei Biologi.